Allora, siamo allo stand di Honda, EICMA 2021, delle novità più importanti, ne abbiamo parlato, abbiamo fatto dei servizi specifici per la nuova CBR 1000, per l'entry level della famiglia XADV, il nuovo 350 che debutta, ma siamo di fianco a uno dei modelli più importanti della storia dei 50 anni di Honda Italia, che cadono quest'anno. Parliamo della Hornet e proprio quest'anno qui ad EICMA debutta un concept molto futuristico che anticipa qualche concetto di quello che potrebbe essere un ritorno della Hornet. Sì, quest'anno Honda Italia Industriale ha festeggiato 50 anni di attività, è un passaggio molto importante perché le Honda sono costruite anche in Italia. È un'azienda globale con sedi in tutto il mondo, ma ci rende particolarmente orgogliosi che da 50 anni sia in Italia e produca e abbia prodotto nel passato tanti modelli di successo. Alle nostre spalle c'è una Hornet che è uno di questi modelli, è stato per molti anni prodotto presso la fabbrica di Atessa, non c'è più la Hornet a listino da qualche tempo ormai, ma questo nome Hornet è stato annunciato che tornerà a farsi vedere nei listini di Honda. Nel video che avete girato c'è una animazione, diciamo 3D, di quello che potrebbero essere le linee, ovviamente quella è una maquette. Non possiamo dirvi nulla di come potrebbe essere, della cilindrata o del prezzo. È un po', lanciamo un po' il sasso. Diciamo che è un concetto, anche il nome Hornet richiama veramente un grande interesse, perché mi ricordo qualche mese fa, pubblicando un articolo su quella che a livello mondiale è una Hornet che esiste, perché c'è una 200 a listino in altri lidi, diciamo in altre nazioni rispetto all'Italia, ha suscitato un grande interesse. Questo ci fa capire che anche oggi, pur essendo quasi a 10 anni dall'uscita del listino della Hornet, questo nome richiama ancora molto l'attenzione. Sì, beh, tutti i nomi famosi fanno questo effetto, non solo per Honda ma anche per altri brand, perché le moto che sono state molto amate e molto vendute hanno lasciato nei cuori dei loro possessori bellissimi ricordi, tante emozioni, e quindi l'intenzione del brand di Honda è di tornare a fare una Hornet. E poi hai detto, non ci dirai nulla sulla futura Hornet, però qualcosa ce l'hai detto, perché hai parlato di cilindrata. Guardando la maquette, guardando quello che è un primo prototipo, poteva sembrare anche una moto elettrica, non si va in quella direzione? Non sarà una moto elettrica, sarà una moto.